La curva dei contagi sale in modo significativo in tutte le regioni. Per il ministro Speranza le prossime settimane non saranno facili. PIL italiano a meno 8,9% nel 2020. Il debito sale di oltre 20 punti al 157,5%. Per il Fondo Mondiale Internazionale è sostenibile. La pressione fiscale tocca il 43,1%. Buone notizie dal settore manifatturiero italiano. Crescono produzione ed ordini, aumentano le assunzioni. Bene gli ordini dall'estero. Borse europee tutto in rialzo, bene Piazza Affari con Atlantia che mette il turbo. Lo spread torna a 100 punti base, il Brent sempre sopra i 65 dollari. L'ex premier francese Nicolas Sarkozy, condannato a 3 anni, è stato accusato di corruzione e traffico di influenze.